provo con Giorgio Minieri, questa pausa giustamente forzata, penso che sia servita a qualcosa, no? Per noi è servita tanto, perché venivamo da un periodo dove avevamo speso veramente tanto a livello psicologico e anche fisico. Questa pausa ci è servita senza un po' di dubbio a ricaricare le batterie e affrontare meglio questa parte finale del campionato. Parliamo del match vinto a Terracina, un'altra partita alla Itri, diciamo così, eh? Ah, è una partita per noi fondamentale, è stata una vittoria veramente di quelle che sicuramente si ricorderanno nell'annata, speriamo un'annata di quelle che non si dovranno mai dimenticare, contro una squadra importante, una squadra forte. A me la squadra lì del Terracina che ha più impressionato, e auguro sinceramente che riescano a raggiungere i playoff, perché è veramente organizzata sia a livello societario che a livello di campo, e me lo auguro. Per noi è stata una tappa fondamentale, perché allungando a più 9 sicuramente il distacco nei confronti del Sora è aumentato in maniera sostanziale, e quindi ci permette, ecco, di affrontare le partite, non dico con un po' più di tranquillità, ma comunque con un vantaggio importante. Si dovrà solo vincere il match con il Sora, vincere oppure limitare i danni, poi adesso sono tutte partite, credo, alla portata. Guardando chiaramente la classifica, tutto può succedere, ma penso che comunque solo quella è quella con più difficoltà. Noi dobbiamo scendere in campo semplicemente pensando che dall'altra parte ci sia una squadra che lotta per i playoff, o perlomeno per le prime posizioni. Se scendiamo in campo con lo stesso piglio con cui siamo scesi affrontando i vari Terracina, Gaeta e Cassino, sicuramente la strada per noi è in discesa. Se dovessimo scendere in campo pensando di aver già in tasca i 3 punti e il risultato acquisito, si finisce di fare la stessa brutta figura che facevamo a suo tempo contro il Pontinia. E in questo momento la squadra matura non se lo può assolutamente permettere. Quindi mi aspetto già da domenica, metterò in campo senza ombra di dubbio la formazione migliore per portare a casa il risultato, e mi aspetto una determinazione importantissima della mia squadra, soprattutto sin dai primi minuti della partita. Pubblico delle grandi occasioni, penso domenica si gioca in casa, no? Lo spero, abbiamo i nostri tifosi che ormai ci seguono in casa e fuori casa, ci hanno abituato ormai a sostegno che ci danno per i 90 minuti, e mi aspetto anche magari una cornice di pubblico più importante, perché magari la dimostrazione che in città adesso c'è un entusiasmo veramente importante. Gli avversari di questa partita come li vedi? Vedo una squadra che, nonostante sia ultima in classifica, nella domenica precedente è stata capace di fermare il Cassino, che è in piena lotta per il secondo e il terzo posto, quindi una squadra che comunque tenterà da qui alla fine, come ha fatto anche domenica scorsa, di riuscire ad acciuffare il treno play-out. Quindi una squadra che sicuramente verrà qua consapevole probabilmente di non avere niente da perdere, e per noi quelle sono le partite che magari più difficili, perché c'è sempre un ammazza grandi in ogni campionato, e non vorrei che domenica lo Scalabra potesse giocarci, insomma, questo scherzo. Può giocare solo la partita della vita per fare questo scherzo, anche perché senza ombra di dubbio, però dall'altra parte sicuramente ci sarà un Itri che si giocherà la stessa partita della vita, quindi mi aspetto in ogni caso una buonissima partita da parte dei miei, con tanta determinazione, e spero che però ne uscirà fuori una veramente piacevole partita. Chiusura, situazione, diciamo così, della squadra, ci sono problemi oppure tutto al completo? No, ringraziando Dio, tutto al completo. I ragazzi si stanno allenando veramente bene, sono un paio di giorni dopo la ripresa della sosta, insomma, per via del maltempo, veramente si sono subito calati in un ruolo da prima in classifica, si stanno allenando veramente bene, vedo tanta determinazione da parte loro e tanta voglia di arrivare a un risultato che per noi sarebbe straordinario il prima possibile. D'accordo, in bocca al lupo. Grazie, Cremi.